Ho cercato me e i miei amici su Google e quello che abbiamo scoperto è qualcosa di veramente imbarazzante. Le labbra mi diventano rosse. Un labbro sopra. Sono diventate rosse? Dai, ciao. Ciao, benvenuta ufficialmente sul mio canale. Ma sai cosa andremo a fare oggi? No, non lo so, come al solito non mi avvisi mai. Beh, oggi ci cercheremo su Google e vedremo cosa la gente effettivamente cerca su di noi. Ah, io mi vergogno e già io ho paura. Oh, eccoci qua ufficialmente sulla schermata di Google. La prima cosa che devo andare a scrivere è Crazy Mad. Vediamo cosa esce, eh. Crazy Mad, Crazy Mad chi è? Horror, Fortnite, Stumble Guys, sfide 2023, video di oggi mai. Ma vabbè. Andiamo alla prima. La prima cosa che andiamo a cercare è Crazy Mad chi è? Eccoci qua, Salvatore Sardo. Crazy Mad è un giovane youtuber di soli 19 anni. Veramente sei più grande, ancora 19 anni siamo rimasti. Scusate signori del zebook.it, io ne ho 20 adesso, quindi esatto, aggiorniamo. È diventato molto grande già. Mi stai prendendo per il culo. No, ne devi fare troppo comodo. Dai, guarda di te che sei una bimba. Non è vero! Dai, vabbè, andiamo avanti. Inizia la sua carriera a 15 anni, quando acquista il suo primo computer e realizza video che fin da subito diventano virali sul web. Stiamo a giocare ai videogiochi e sfidare i suoi amici in challenge pazze. In effetti questo è vero. Vabbè, oh raga, non è niente male, ma non l'avete notato, ma qui sotto c'è la mia prima intervista fatta nel 2019. No, io non la voglio vedere, secondo me è troppo. Aspetta, raga, la mia prima intervista che ho fatto su YouTube. Toccai il mio primo computer in mano a 9 anni. Significa toccai il mio primo ma computer che in mano. Ma raga! No, io mi vergogno a farlo. Ma guardate com'ero! Cioè, guardate com'ero! Guarda! Un bambino che andava alla fila, che sei brutta! Come brutto, scusami, guarda che gran figo che ti sei preso come fidanzato. Vabbè, veramente figo, con i capelli verdi scoloriti. Ma che stai dicendo? Ma ti sei visto te che sembri, non lo so. Io sono bionda naturale. Ma vai cagare. Sono Salvatore Sardo, conosciuto sul web, o meglio su YouTube come Crazy Mad. No raga, non ce la va. Io mi vergogno troppo a guardarti. Cioè io mi vergogno per te. È troppo raga, è troppo vergognoso. Cioè andiamo avanti. Chi è Joe di Crazy Mad? No, attenzione. No, non mi dire che c'è una risposta. Attenzione signori e signori, potrebbe svelarsi una volta per tutte la verità. Perché per anni tutti voi Non lo dobbiamo dire, è un segreto. Avete chiesto chi è Joe. Attenzione, vediamo se c'è la risposta. 3, 2, 1. Ma no. Ma che è? Stessa cosa di poco fa. Salvatore Sardo, Crazy Mad è un giovane youtuber di soli di anni. E noi non la diremo la verità. Io vi dico solo che Joe è il fratello. Non lo dobbiamo dire. Di qualcuno, vabbè, non lo diciamo, di qualcuno, ok? A buon intenditore, poche parole. Quando è nato Crazy? Attenzione, andiamo a vedere. Nato a Torino nel 1952. Salvatore, hai una laurea. Ma aspettate un secondo. Cosa? Salvatore Sardo inizia la sua carriera nel settembre del 1976 in Coopers & Rebrand in qualità di revisore e poi supervisore. In realtà, se non lo sapevate ragazzi, io sono un ingegnere aerospaziale di ultradinamica dello spazio extraterrestre, per cui la mela... Basta, non è vero, no, ma che stanno dicendo? Ma la domanda vera è, ma chi minchia è questo? Dobbiamo cercare Salvatore Sardo chi è, cioè il mio nome e cognome. Diciamo che la foto è proprio uguale alla mia. Uguale. Cioè, eccolo qua. Io e questo tizio siamo uguali. In effetti qualcosa c'è. Sì, guarda questo baffo qua. È uguale a quello sì, mio. Guarda. Le tue narici. Sono uguali a queste narici. Esatto, guarda. Ma questo in tempo reale è il counter dei miei iscritti in questo momento. 1.030.000. Iscrivetevi in questo momento, raga. Mi raccomando, ed entrate a far parte della family. Perché vi giuro che se vi iscrivete, faccio cantare una canzone a mia mamma. Ma te sei pazzo? Giada, hanno un figlio? A quanto pare Crazy ha messo incinta Giada nel 2022. Ma che è sta cosa? Ma chi è che l'ha scritta? Aspetta, no, voglio... No, continua. Il prossimo anno si aspetta la nascita di questo bambino. Come lo chiameranno? Forse Crazy Junior? Ma che cos'è? Ma no, aspetta. Tra l'altro, questo qua di sto giornale, no? Commenta, secondo me sì. Mi hai sputato tutto, mi hai lavato la faccia.
Ma ci rendiamo conto? Raga, aspetta, fermi tutti perché qua non fraintendiamo. Io quello che sto sentendo, no, aspetta, oggi alzati, io non ho mai alzati, sentito alzati, in vita mia. Alzati, no, alzati. No, no, fa, no, fai vedere che non hai nessun taglio in pa... Ragazzi, non è mai stata incinta Giada. Come vedete qua, ha sto tatuaggio qua, non si doveva far vedere, vabbè. Ma andiamo a scrivere questa volta Giada, no. Me... Cosa? Aspetta un attimo, Giada Mad. Non farò guardare niente a nessuno. Guardano, no, tutti i fan. Perché esce Giada Mad? Ok, aspetta. Giada Mad nuda, Giada Mad in costume e Giada Madotto. Madotto, ma che okay, so? Aspetta, io ora voglio vedere Madotto, no, lasciamo stare. Giada Mad nuda, uscirà, no, qualcosa? No, 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 non guardate. Ma che cos'è? Non si guarda. Ma ragazzi, no, non si guarda. No, ragazzi, un attimo, eh. Ora, definire questa foto nuda mi sembra un po' esagerata, ma ok, Google, facciamo finta che è nuda. Ma se scrivo Giada Mad in costume, guarda cosa esce, esci te in costume. Guarda qui Giada in costume, che carina. Lì ero molto simpatica. Sì, sì, ora non sei più simpatica, anche perché con sta cellulite che hai, insomma. No, dai, ma me la devi dire, però. Ma perché mi devi fare incazzare sempre? Non lo deve sapere. Oh, ma che cazzo, ma perché non la deve sapere nessuno? È il mio punto debole, smettilo. Però, oh, stai ca... Oh, ma guardati tu, guardati tu, tutto peloso, che esci per ovunque, io devo badare a te. Ma se vado a cercare Crazy Mad, esce che sono uno youtuber. Molto interessante, non è una ma novità. Ma te non sai che un po' di tempo fa usciva che ero un artista musicale? Io non lo sapevo. E se scrivo Mamma Mad, cioè mia madre, guarda, esce che è un artista musicale. Ma perché? Aspetta un secondo perché glielo dobbiamo dire. Mamma, guarda qua, esce che sei un artista musicale. Da quando è? Quando è che vai a Sanremo? Come un artista musicale? Guarda qua, esce che sei un artista musicale. Quando è che ti vediamo a Sanremo? Allora, l'anno prossimo. Va bene, mamma, allora se questo video arriva a 20.000 like, gli facciamo fare una canzone a mia mamma. Ma mamma Mad, da quando è che stai a cantare te? Va bene, va bene, va bene. Ma segreto nascosto di mia madre. Mistero. Grazie Google che ci fai scoprire cose belle. Crazy Mad fidanzata? Giada, aspetta un attimo, non ti far venire paranoie. Devi uscire con me. Vabbè, non è devi uscire con me perché io sono stata la tua unica fidanzata, vero? Aspetta un secondo. Vero? Oh, ho avuto anche delle ex comunque. Andiamo a vedere cosa esce se clicco Crazy Mad fidanzata. Fammelo fare a me perché tu ti devi togliere. Oggi ti devi togliere, mi stai facendo straincazzare. Va bene, va bene. Allora, andiamo a cliccare Crazy Mad fidanzata. Mi hai scassato il mouse, mi hai scassato, vabbè. Lo so, mi raga, esce la mia ex fidanzata. Vabbè, Giada, però in secondo piano esci anche te, nel senso. In secondo piano. Ecco, se ti faccio vedere questa foto, cosa... Basta! Madonna, mi viene... Meglio chiudere questa pagina se non finisce male. Esatto, sì. Ma perché c'è una foto di Giada con le cose di fuori? Con le cose? Come si chiamano le cose? Aspetta un secondo. Poi c'è sempre di mezzo mia mamma. Ve ne rendete conto? Sono tutta bianca. Questa è tutta carina. Non ci posso credere. E questa ragazza chi è? C'è il tuo vestito. Ma... No, pure tu. Vabbè, mia mamma è scioccata. Con la voglia, ma... Vabbè, quando vi ho riempito di farina, vabbè. Sì, sì, sei veramente pazzo con me. Oggi tu dormi nel divano. Hai capito che dormi nel divano? Per chi valgono le pulizie? Pure per gli uomini! Non è giusto! Ma concludiamo questa fantastica giornata scoprendo in che paese vive Crazy Mad. Grande successo del live show Crazy Mad, primo influencer mazzarese. Sì, raga, sono nato... Finalmente si dice la verità! Sono nato a Mazzara del Vallo e hanno fatto anche un articolo per un evento che feci anni fa qua. E quindi sì, avete scoperto dove sono nato.